e porto la consapevolezza al suo punto di origine. Il silenzio. Ricordo a me stesso la verità. La verità sul sé. La verità sul tempo. La verità su questa incredibile storia. La verità sulla materia. La verità su questo corpo. Nel silenzio posso vedere chiaramente. Posso comprendere chiaramente. Posso realizzare senza parole, senza prove. Perché la verità è già nell'anima. E resto in questa zona di verità, senza compromesso, senza nessun inquinante, proveniente dal mondo fisico. Per un po' resto qui, nella verità. E con questa prospettiva, con questa immagine nella mente, rilasso il corpo fisico, lo strumento, rilasso le gambe, il ventre. Spalle, la schiena, la nuca, il volto, e sosto in questa tranquillità. Il veicolo morbido, comodo, fermo, così che non mi distragga, lo sguardo appoggiato a un punto davanti a me. Non cerca nulla, non mi distrae, non distrae me, l'anima. Respiro profondamente. Con consapevolezza. E ad ogni respiro
riporto con più forza, con più pace, con più determinazione. La verità nella mente e lascio andare ogni altro pensiero debole, ogni preoccupazione, ogni inquietudine. Lascio che scivolino via. Che si fondano in questo oceano di pace, di dolcezza, di benessere spirituale. Respiro profondamente. E inspiro una corrente di energia pura che avvolge il mio cuore, i miei polmoni, il mio stomaco. Porta così tanta quiete, porta luce, purezza, ogni cellula di questo corpo fisico viene illuminata da una corrente luminosa. Una luce cristallina. La mente si placa. I pensieri diventano così lenti, così pacifici. Posso sentire questa energia potente, sottile, che inonda la mente come un'onda delicata che accarezza la mente, come le onde del mare al tramonto quando accarezzano la sabbia, portando via ogni più piccolo segno. La sabbia rimane così liscia come la mia mente ora, così liscia, pulita. Ogni onda di pace la lascia così liscia, così pulita, così serena. Sosto questa pace. E quando i pensieri arrivano, li osservo, sapendo che la prossima onda di pace
porterà via, senza fatica. Semplicemente mi apro alla pace, mi apro al silenzio. Non resisto, non pretendo nulla, né mi aspetto nulla. Semplicemente lascio andare. Lascio che quell'io che pretende, che vuole stare al comando, si sciolga, vinto dalla pace suprema. Il dramma prosegue con le sue scene. La storia del tempo prosegue con le sue avventure. Io, l'anima, resto un osservatore. Non importa cosa succede sul palcoscenico della vita. Io, l'anima, resto un osservatore. Sapendo che sono al sicuro.
sono sempre al sicuro. Ogni anima è sempre al sicuro. Da sempre e per sempre. Io, l'anima, sono immortale. Non ho inizio e non ho fine. Un'energia speciale, come un seme che contiene tutta la sua storia. Un seme sa come diventare un grande albero e lo diventa. L'anima. La vita ha una lunga storia. Una lunga avventura. Sa come farlo. Con quel corpo può sentire, parlare, muoversi, inventare una storia. Una lunga storia. Iniziare un lungo viaggio con mille avventure. L'anima ha incontrato tante scene, tanti episodi. Ha conosciuto tanti paesi, ha creato e distrutto, ha usato i suoi poteri ed è rimasta sconfitta dalle sue debolezze. Ora è tempo
conoscere la verità. Ora è tempo di ricordare la verità. Perché viaggiando l'anima ha dimenticato chi è, ha dimenticato da dove viene, ha dimenticato chi è suo padre e ha dimenticato soprattutto di essere un'anima. Questa piccola dimenticanza, questo piccolo errore, ha cambiato le regole del gioco. Ora è tempo di realizzare chi sono. Ora è tempo di vedere il prodigio dell'anima. Ora è tempo di ritrovare quella relazione unica e straordinaria con l'anima suprema, Padre Supremo, insegnante e guida suprema. È tempo di ritornare alla pace. È tempo di ricominciare. Sosto per qualche istante, con un solo pensiero. È tempo di ricominciare.
ricordo di essere un'anima e ricordo la mia relazione privilegiata, unica, con l'anima suprema. Quell'anima che non ha conosciuto e mai conoscerà l'oscurità. Quell'unica anima che rimane sempre consapevole di essere immortale, di essere un'anima, di essere l'origine della vita. Quell'anima che contiene tutti i poteri. Che accetta, accoglie. Guida. Un'energia immensamente amorevole. Che non giudica mai. Mai. Lascio che quell'amore curi il mio cuore, il cuore che ha conosciuto l'oscurità. Essere curato solo dalla luce, dall'amore, dalla dolcezza pura e illimitata dell'anima suprema, Dio, Padre e amico supremo. Avvolto dal suo mantello d'amore. Om Shanti.